Onorevole Testa, si torna a parlare con insistenza della questione che riguarda l'asse attrezzato. C'è chi paventa anche il rischio di un inserimento di un pedaggio. Qual è la posizione di Fratelli d'Italia? Ma non è la posizione di Fratelli d'Italia, è la posizione del buonsenso e del realismo. Il realismo dice che dopo tanti anni i parlamentari abruzzesi, grazie a un grande lavoro del presidente Marco Marsilio, sono riusciti a far stanziare 14 milioni su due annualità per indennizzare chi è stato espropriato 40 anni fa per la realizzazione dell'asse attrezzato. Questa postazione finanziaria non solo coglie questo primo obiettivo, ma coglie anche l'obiettivo di ridare ossigeno a un consorzio che è stato zavorrato per troppi anni da una massa debitoria importante. Quindi bisogna lavorare adesso al meglio con il governo e con la regione per vedere a chi devono essere dati i soldi per incominciare a intavolare tutte le trattative e pagare, incominciando dal 2023, chi è stato espropriato. Il rischio pedaggio, peraltro vi sta parlando uno che ha fatto una grande battaglia nel 2010 contro il pedaggio e l'asse attrezzato, al momento non lo vedo assolutamente. E in questo momento io penserei più a dare evidenza di questa bella notizia che invece creare degli sterili allarmismi che non vedo in questo momento possono avere le gambe per camminare. Molti parlano anche dell'esigenza di un commissario, secondo lei c'è questa possibilità? Ma si stabilirà dopo se serve un commissario oppure se bastano gli uffici della regione, del consorzio ed eventualmente dell'ARAP con il governo per vedere come far transitare i soldi e chi li deve gestire. Al momento questo è un dato successivo su quale poi tecnicamente si dovrà affrontare la situazione.